Francavilla, l'undicesima edizione del premio dedicato a Antonio Russo, giornalista francavillese, inviato di Radio Radicale, brutalmente ucciso il 16 ottobre 2000 a Tbilisi durante la guerra in Cecenia, mentre svolgeva il suo lavoro di ricerca della verità. In diretta dal Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, Luca Pompei. Buonasera Luca. Buonasera Massimo, la verità è la prima vittima della guerra, è stato ricordato questa sera nella cerimonia di premiazione all'undicesima edizione del premio nazionale sul reportage di guerra Antonio Russo qui a Palazzo Sirena a Francavilla, un appuntamento di caratura nazionale, uno dei premi più importanti per quel che riguarda i corrispondenti di guerra alla memoria di Antonio Russo, un nostro conterraneo, uno dei più grandi corrispondenti di guerra, come ricordavi tu, morto tragicamente a Tbilisi mentre seguiva la guerra in Cecenia. Antonio Russo era inviato di Radio Radicale ed è considerato a tutt'oggi uno dei modelli più limpidi per tutti coloro che svolgono questo difficilissimo lavoro. La serata condotta dal direttore del centro Luca Telese, Rete 8 Media Partner, tante le autorità presenti, ma soprattutto Massimo i premiati che andiamo subito a ricordare. Giornalista TV, premio Antonio Russo a Stefania Battistini della RAI e poi premio operatore TV a Simone Traini, anch'egli della RAI, partner di Stefania Battistini negli scenari di guerra, in particolare in Ucraina, e poi per la carta stampata premio a Fabio Tonacci della Repubblica, una nuova categoria quest'anno i podcast, premio ad Andrea Spannaus che collabora attualmente con Radio 24, e poi per la fotografia Gabriele Michalizzi e anche un premio alla carriera Mauro Galligani, vera e propria istituzione del giornalismo italiano per quel che riguarda la fotografia. La serata è ancora in corso, come dicevamo sono presenti tutte le autorità, dal Presidente Regione Marco Marsiglio, l'Assessore Regionale della Cultura Roberto Sant'Angelo, ovviamente il Sindaco Luisa Russo, per lei un coinvolgimento particolare visto anche il legame di parentela con Antonio Russo. Allora Massimo, noi abbiamo fatto tante interviste, tra l'altro nel TG di domani andrà in onda un ampio servizio con le voci dei protagonisti, ma vogliamo proporvi questa sera per questo collegamento in diretta al TG una testimonianza importante, quella di Stefania Battistini, come sapete inviata RAI in Ucraina, per lei e per il suo operatore Simone Traini la Russia ha chiesto l'estradizione perché colpevoli di aver superato il confine nel raccontare la guerra in Ucraina. Ebbene, questa la sua testimonianza e poi la linea può tornare allo studio. Il racconto vero, senza filtri, anche in contesti di grandissima pericolosità. Beh, se sappiamo qualcosa di più di ciò che sta accadendo in Ucraina, questo lo dobbiamo a Stefania Battistini, che ovviamente non poteva che ricevere questo premio dedicato a un grande Antonio Russo. Sì, devo dire che mi ha commosso questo premio, mi ha commosso stamattina rivedere le sue cose, i suoi lavori, il suo modo immersivo di fare giornalismo, no? Questa idea di stare 8 mesi a Pristina, di dormire nelle case delle persone, dei civili, di condividere con loro, no? L'aria, il cibo e i dolori e di riuscire a farli diventare racconto, denuncia, testimonianza. Io se devo pensare il giornalismo lo penso un po' così, un po' totalizzante, anche se è una fatica, nel senso che poi bisogna anche sapersi distaccare, no? Da tutto questa simpatia, questo soffrire con gli altri e imparare a vedere i fatti, a mettere così, confrontare le testimonianze, trovare le prove, insomma è una continua altalena
di sentimenti, no? Di empatia, di sofferenza umana, ma poi anche di distacco, di analisi. E sono felicissima, ecco. Quanto è difficile raccontare la guerra e soprattutto quanto bisogna fare i conti con la propria paura? Ma la paura è un elemento, io, questa deve essere anche un po' genetica, ma la paura mette in allerta tutti i sensi, per cui divento più lucida quando ho paura, paradossalmente. Poi ci ripenso, no, a distanza, anche la sera stessa, dico, Dio, ma mi è venuto in mente di fare questa cosa. Eppure sono i momenti in cui mi sento più lucida, riesco a fare un rapporto costi-benefici tra la notizia che devi portare, la rilevanza pubblica di quella notizia e il rischio che devi correre. Non ha senso andare al fronte tutti i giorni se non c'è una notizia. Ha senso se devi fare un reportage sulla vita dei soldati, ha senso se Bakhmut sta cadendo, ha senso se ci sono dei prigionieri da incontrare, ma non ha senso andare tutti i giorni al fronte solo per l'adrenalina della situazione di pericolo. Questo un giornalista di guerra deve essere attento.